Ciao, io sono Annalisa, lei è Luna e questo è il canale di Little Vegan Witch. Oggi è il primo giorno d'estate, sì lo so, il video è uscito più tardi, ma oggi, il giorno in cui sto registrando, è il primo giorno d'estate. Comunque, non so voi, ma io d'estate cambio abbastanza mood, non ho molta voglia di cucinare e soprattutto non ho molto appetito, quando invece il resto dell'anno sono tipo così. Quale migliore occasione per proporvi tre piatti estivi super easy da fare, facilissimi, velocissimi e soprattutto freschi. Andiamo al primo, gazpacho di verdure. È un piatto della tradizione spagnola, simile a una zuppetta, ma senza nessun tipo di cottura. Vi assicuro che per chi ama gli ortaggi estivi è favoloso. Prepariamolo. Utilizziamo all'incirca 400 g di pomodori maturi. Li tagliamo a metà, togliamo l'estremità del peduncolo e continuiamo a tagliarli in pezzi più piccoli. Prendiamo poi un cetriolo, tagliamo l'estremità, lo peliamo togliendo la buccia esterna, lo dividiamo a metà per lungo e togliamo la parte con i semi, aiutandoci con un cucchiaio. Non buttatela però, potete metterla nell'insalata o magari usarla per fare una salsa tzatziki. Tagliamo poi anche il cetriolo in pezzi più piccoli. Puliamo peperone rosso o giallo se preferite, privandolo del torsolo e dei semi. Lo tagliamo in pezzi più piccoli per facilitarne la frullatura. Stesso destino per una cipolla, tagliatela grossolanamente. Io ne sto usando una perché mi piace particolarmente, ma se non la gradite potete usarne meno o non usarla per niente. Ricordatevi però che contiene un sacco di calcio. Ora in un mixer andiamo a frullare prima i pomodori con il cetriolo e poi i peperoni con la cipolla, creando dei composti abbastanza lisci che mettiamo un attimo da parte. Andiamo a privare della crosta una o due fette di pane. Per il momento ci serve la mollica, ma mettete comunque la crosta da parte. Andiamo a dividerli in piccole parti che poi metteremo in una ciotola. Ora versiamo sulla mollica 50 ml di aceto di mele e massaggiamo il tutto ammorbidendo il pane. In una ciotola andiamo ad unire i composti di pomodoro, cetriolo, peperone e cipolla e li amalgamiamo per bene tra loro. Aggiungiamo anche la mollica con l'aceto di mele e continuiamo a mescolare. Saliamo, pepiamo e aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva a piacere. Amalgamiamo di nuovo il tutto. Se preferite un composto più liscio, potete frullare il tutto con un frullatore immersione. L'ideale ora sarebbe lasciarlo un'oretta in frigo, ma se non avete tempo potete mangiarlo anche a temperatura ambiente, sarà buonissimo comunque. Il nostro gazpacho è pronto per essere servito. Io aggiungo un filo d'olio di extravergine d'oliva, la crosta del pane avanzata tostata in padella con un filo di olio, del basilico e della menta fresca. Secondo piatto, del tofu in salsa di capperi e olive. Piatto super proteico con un sapore mediterraneo. Andiamo alla ricetta. Usiamo un panetto da 200 g di tofu al naturale che tagliamo a fette non troppo fini. Mi raccomando, usate un buon tofu. Vi lascio il link di quello che uso io nella descrizione. Ci servono due spicchi d'aglio, dei capperi, se di pantelleria ancora meglio, e delle olive, quelle che preferite. Creiamo un battuto, cioè andiamo a tritare il tutto finemente. Scaldiamo un filo d'olio in una padella antiaderente e possiamo unire il nostro battuto di aglio, capperi e olive. Lo facciamo rosolare bene per qualche minuto. Aggiungiamo un filo d'acqua e della salsa di soia. Amalgamiamo il tutto e lasciamo cuocere 5 minuti. Dopodiché possiamo adagiare le nostre fettine di tofu sul fondo. Le ricopriamo un po' con il condimento e le lasciamo cuocere altri 5-6 minuti a fuoco dolce. Possiamo poi girare le fettine di tofu sull'altro lato e lasciarle cuocere altri 5-6 minuti in modo che si insaporiscano per bene. Il nostro tofu è pronto da servire, magari con qualche pomodoro fresco, un filo d'olio e una spolverata di origano. Per il terzo e ultimo piatto ho pensato a una ricetta con un cereale. Farò delle zucchine al basilico con del riso pilaf e una salsa dressing allo yogurt di soia e menta. La ricetta del riso pilaf è di origine turca. L'origine del suo nome significa semplicemente riso bollito. È semplicissima da preparare, è ottimo per accompagnare i piatti di verdure, ma anche tofu o stufati di seitan. Andiamo alla preparazione. Mettiamo in una casseruola una tazza di acqua, 50 g d'olio d'oliva, saliamo e portiamo ad ebollizione. Aggiungiamo una tazza di riso basmati, amalgamiamo e lasciamo cuocere per 10 minuti, senza mai alzare il coperchio. Passato il tempo di cottura, possiamo spegnere il fuoco e lasciare riposare il nostro riso. Prendiamo poi due zucchine, togliamo le estremità, le tagliamo per lungo in quattro parti e poi a cubettoni abbastanza grossolani. Scaldiamo dell'olio extravergine di oliva in una padella antiaderente. Facciamo rosolare uno spicchio
cucchiaio d'aglio, aggiungiamo i cubi di zucchine, giriamo un po' e se volete potete sfumare con del vino bianco. Saliamo, amalgamiamo e lasciamo cuocere. Una volta che le zucchine si saranno ammorbidite, ma ancora un po' croccanti e ben dorate, possiamo aggiungere del basilico fresco e lasciamo cuocere ancora qualche minuto. Per la nostra crema alla menta uniamo 250 g di yogurt di soia naturale, un peperoncino verde dolce tagliato a fettine, una decina di foglie di menta fresca, un cucchiaio di succo di limone e con un frullatore di immersione andiamo a creare la nostra crema, muovendola dall'alto verso il basso, in modo da imbarcare aria nel composto, per montarlo un po'. Se lo frullate semplicemente, la crema sarà soltanto un po' più liquida. Aggiungiamo un filo di olio d'oliva, saliamo e continuiamo a frullare ancora per un minuto. Il nostro riso pilaf con le zucchine è pronto. Versiamo la salsa di yogurt alla menta e spolveriamo con qualche semina a piacere. Bene, spero che questi piatti estivi siano stati di vostro gradimento. Se volete provarli, fatemi sapere i risultati nei commenti e soprattutto scrivetemi i vostri piatti estivi preferiti. Vi lascio i dettagli tutti qui sotto nella descrizione. Se il video vi è piaciuto potete mettere un like e se volete rimanere aggiornati e sostenere il canale potete iscrivervi cliccando sulla casellina qui sotto. Potete seguirmi senza impegno anche su Instagram e Facebook, dove pubblico le mie fregnacce giornaliere. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!